Buonasera, ciao a tutti, oggi siamo a Lecce, abbiamo cambiato la zona e Lecce è una città bellissima che è molto conosciuta per l'architettura e siamo qui con il mio caro amico Antonio che è un mistico. Sono un mistico, mi piace l'arte e ho portato i miei cari amici a vedere Lecce. È uno stile barocco, come potete vedere alle mie spalle abbiamo il Duomo, stile barocco, e poi ci sono tanti altri monumenti da scoprire. E c'è un dialetto qui a Lecce che è molto distinto a quello che si parla a Brindisi, vero? Sì, a Lecce si parla il leccese, in questa realtà si differenziano le due città dai vari accenti, dalle varie cadenze che ha il parlato quotidiano. Capito. All'interno di questa realtà poi abbiamo l'indialetto, che è l'indialetto leccese, che parlano esclusivamente soltanto i leccesi. Perché poi in altre zone, in altre città si parla un altro dialetto. E quindi in realtà in ogni regione in Italia c'è un dialetto distinto. Sì, abbiamo vari dialetti distinti in ogni città che caratterizzano i luoghi e le persone. E quindi però in Italia si riesce a capire la provenienza dell'individuo dalla cadenza che uno ha nel parlare. Io ti posso identificare dalla cadenza da dove provieni, come se fosse una targa dalla nascita. Interessante, interessante. Molto. E tu per esempio usi molto il dialetto brindisino, per esempio tra gli amici, con la famiglia? Sì. Non uso molto, però lo uso anche io. Magari famiglia, per gli amici. Si usa anche per il dialetto, si usa anche per enfatizzare uno scherzo, un gioco. E lo rende più bello, più vivace se usi il dialetto quando scherzi, quando interagisci, per enfatizzare, è bello. Per amplificare il concetto, usi il dialetto, perché l'italiano è diverso. Senti, c'è anche la musica, una forma di musica molto particolare qui, si chiama pizzica, ok? Sì. E quindi questa musica si canta in dialetto anche, sì, vero? Sì, dialetto salentino che accomuna tutta la Grecia salentina, quindi tutte le località del Basso Salento. Si balla, si canta la pizzica e si balla la taranta. Sì. Il ritmo è molto ripetitivo. Ci sono quelli che dicono che è molto ipnotico. Ipnotico e ha una storia molto antica, molto antica. Cioè, si racconta che provenga da vecchie abitudini contadine, quando il ragno, la tarantola, pizzicava, pungeva i piedi. Interessante. E le persone saltavano, impazzivano. Perché dicono che le persone diventano pazze. Pazze, sì. E hanno questo ritmo che saltano sempre, in continuazione, e girano attorno. Accompagnato poi dalla musica esce una bella cosa. Grazie mille, molto interessante. È stato un piacere. Ciao a tutti. Ciao.